Calabria a tutti, signori. Calabria Azzurri. Siamo Buongiorno, tornati, buongiorno, più o buongiorno. meno. Siamo per un evento come al solito, sai quegli speciali che facciamo di solito noi, le reaction, quelle delle convention Nintendo e Pokémon, eccoci. Siamo Esatto, ritornati a rieccoci una di qua. quelle. E ora, mettiamoci per bene tutti quanti, d'accordo? Mettiamoci nelle Nell'apposita, scene giuste, nella nelle reaction scene giusta, fighette. nelle scene fighette. Allora, solo io, perché come abbiamo anche messo Ricky, no, non è tornato dalle montagne calabresi perché purtroppo è No. ancora lì. A Tra Mont. l'altro, ho appena sentito un attimo la live e c'è un botto di delay tra quello che dico e effettivamente quando lo senti tu. Vabbè, Vabbè, fa niente. Capita. rip. Capita. Vabbè, d'altronde sono in mezzo alle valli de Bergam, Con quindi. una chiocciola a tenerti compagnia. Speriamo Sì. che regga per tutta la streaming, perché non ne siamo completamente sicuri, ma no, Ricky non è tornato, appunto, è nelle valli a Bergam Sono ancora qua. a divertirsi. Quando è che torni, hai detto? La Appunto, la settimana del 23 non so ancora il giorno. settimana del 23, ma non sa il giorno, quindi si potrebbe prospettare. Che, cioè, potrebbe essere questo qua l'anticipo comunque del ritorno effettivo del Parliamo nel Pod. Sì, Alla si può fin della dire così. fiera. Not bad cosa. Comunque, a guardarci sta live di Pokémon qua, che potrebbe risolvere alcuni dubbi Tra nostri. l'altro. Sì, non so se ti ricordi quando avevo fatto la Hyper Predict su Arceus. Sì, la Hyper Predict su Arceus. E ora. Cosa? Oh, cazzo, ragazzi, ho fatto il gioco su Arceus. 40 secondi dopo, leggende Sarebbe? Arceus. Già. Cosa sarebbe il Pokémon Presents? È la convention che hanno dedicato quelli di Game Freak e di Nintendo esclusivamente al franchise di Pokémon. Quindi vuol dire che sono tutti i giochi della serie Pokémon che vengono presentati. È Sì, tipo sono il tutti gli aggiornamenti. Sì, Nintendo sì, sì. Direct o il Però solo del PlayStation Pokémon, sì. coso. Vabbè, solo con Pokémon. Quindi, allora, secondo me, prima cosa in assoluto parleranno di Unite che è uscito. E Visco si abbona per altri 10 mesi. Madonna mia, 10 mesi. Porca Sono 10 mesi che ci si abbona il troia! nostro fra. Madonna. Grazie mille, Fra. Grazie mille. Thanks for the abbonamento. Thanks for the subs. Oh, sono quasi un anno di abbonamenti, eh? Yes. Porca vacca. Si fa l'annone praticamente. Al minimo gli dobbiamo offrire una birra. Minimo. Va bene. E... Quando torni a Milano, magari ci Va pensiamo. bene, sì. Comunque, no, allora sicuramente parleranno di Pokémon Unite. Quello poco ma sicuro. Grazie mille, allora. Grazie mille. E E quindi probabilmente faranno vedere o le prime cose, sai, perché siamo ancora al primo mese di gioco. Quindi o fanno vedere più o meno come sarà il gioco, come si sviluppa, oppure faranno vedere qualche skin, hey, Bafio. qualche. Voilà, che si Comunque, dice? continuiamo, Comunque, no, sì, principalmente faranno vedere qualche. Sicuramente faranno vedere Unite. Poi bisogna vedere se effettivamente ci saranno nuove news su. Diamante, Perla, Remake sicuramente. su Arceus. Sicuramente su Diamante e Perla ci tirano fuori le. Non dico le bombe, ma le conclusioni, effettivamente. Perché non è possibile che ci tengano con Sì. l'anonimo di un gioco che sembra essere. Boh, inutile. Cioè, a conti fatti è il remake che tutti vogliamo. Ma che la vorremmo anche in maniera diversa. Speriamo che cambino tutto, ma anche la grafica. Ma Cioè, sì. il problema è l'overworld, non è tanto le Sì, lotte, sembra perché che di lo stile giocare con nelle lotte dei ci le. sta. Sembra di giocare con dei Playmobil o dei Lego Sì, non lo praticamente. so. Potrebbero fare. No, sai cosa potrebbero fare? La stessa cosa che hanno fatto con Street Fighter 2, l'edizione che hai tu, quella dei 30 anni, non so che cosa fosse. Aspetta, quale grafica di Animal Crossing? È praticamente quella, sì. No, ma qual è che era dei 30 anni, scusa? Tu hai uno Street Fighter che abbiamo giocato assieme in montagna. Che Sì. è un'edizione, cioè la riedizione della Ah, riedizione di sì, Street ma Fighter così 2. è impossibile da fare. No, 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 ma quello che sto dicendo io è che potrebbero fare sì la versione con le grafiche, quelle che abbiamo visto pure nei trailer, ma potrebbero anche fare una
non so, uno l'enhanced Switch di una dall'impostazione. 8-bit. No, 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 ma è esattamente la stessa grafica che c'era sul Nintendo DS, con gli stessi sprite, gli stessi modelli, eccetera, eccetera, che tanto si tratta di copiare e incollare. E tu praticamente puoi switchare se tenere la grafica originale o se mettere quella in HD, che è quella che abbiamo visto nei trailer. Sì, Si potrebbe fare una roba del però genere. per rispondere a Baffio, io sincero, lo stile cibi non lo potrei disprezzare perché l'Overworld alla fine della fiera, anche nei giochi ufficiali e originali, è sempre stato cibi, con testoni giganti e corpetto piccolo. Solo che dal punto di vista del 3D non funziona. Cioè sembra di Sì, guardare esatto. appunto uno di quegli anime che tengono da Isekai parte. Quartet. Sì, tipo i quartet del cazzo degli anime che lo tengono giusto per i momenti comici inutili, che puoi anche non guardarli, mettere il 6 solo perché la serie inizia principalmente mi è piaciuta, ma non ho mai visto effettivamente quegli episodi lì. Perché dici wow, cibi, ma beh. No, più che altro, sai cosa? Allora, tempo fa, tipo l'anno scorso, era uscita una remastered o una o remake, chiamatela un po' come volete, di Legend of Zelda, che era tutto quanto in stile chibi. E quel gioco là, esteticamente, a me fa impazzire, cioè... Quale? A Link Between Skyward? the Temple No. o Non Between me lo the Time? ricordo. Quello lì? Quello lì Link che poi. Between... Non lo so, è quello dell'uovo, dai. Quello dell'uovo. Aspetta, prova a guardare remake Nintendo Switch Legend of Zelda su internet, tanto Allora, si non vedrà su dice. E schermo. allora. Ah, Link Awakening. Link Awakening. Link's Awakening, Link's esatto, Awakening, sicuro là. sì. E esteticamente è bellissimo, secondo me, nonostante sia cibi. Sì, ma sono. Cioè, qui stiamo Il parlando di problema... un'altra cosa proprio. Cioè. No, lo so. Il problema, secondo me, è di Shining Diamond Brilliant Pearl, come si chiamano, Diamante è il lucente, perla fatto... Sì, splendente, vabbè, madonna mia, quelli. che nomi del cazzo. Però. Oh, sì, effettivamente. No, il problema, secondo me, è il fatto che sembrano un po' legnosi nei movimenti. Sì. Non so come spiegartelo. Cioè, sembrano... Cioè, l'animazione dà un po' di fastidio. Sì, Finché il vabbè, ma modello è poi. cibi, cioè, boh, sti cazzi. Però, boh, cioè, anche vederlo camminare sembra un po' legnoso, sembra un po'... Non so come spiegartelo. Devo dire la mia, però, il problema di fondo è che quello che ci hanno presentato non era nemmeno il prodotto finale. Difatti, quello Sì, che avevano detto, spero. il gioco è ancora in sviluppo. Un po' come in Sì, beh, Arceus, ovvio. che tipo framerate mandato a puttane tutto quanto. Non Esatto. posso giudicare la legnosità del robo perché il prodotto non era ancora finito. Anche se. Con quel motore grafico lì, alla fine della fiera, non sembra che abbiano cambiato nulla del No, gioco. qualcosina è cambiato. Si è visto nel trailer della Switch OLED. Qualcosina, ma robe minime hanno cambiato. Boh, io sincero non credo che possa. Non credo che noterò dei cambiamenti così Sì, no, tanto beh, ovvio. radicali e soprattutto non credo che questo qua diventerà il gioco che tutti quanti volevamo del remake di Diamante e Perla. Anche perché Boh, per fare un dunque, remake sì. fatto per bene, come si è dimostrato negli anni con Pokémon, bisogna fare in modo che la storia gli Sì. Ecco, venga aggiunto il twist, tipo l'extra. esatto. E qua mi aggancio. Tu, tempo fa, mi dicesti che secondo te non avrebbero aggiunto nessuna forma alternativa per gli Algapalk e quelli là. Sì. E io invece ti ho detto, no, ma guarda, secondo me faranno una roba tipo Archeogrodon, Archeokyogre, cioè, non Ok, dico una mega evoluzione, sì. però Certo. sicuramente un qualcosa faranno. Rimani della tua stessa opinione, Rimango quindi della mia secondo te stessa continueranno a opinione. non far nulla Continueranno a di... non fare nulla, nessuna forma alternativa oltre Vabbè, no, poi vedremo, perché solo il tempo ci potrà dare una risposta. che. L'unica cosa che sarebbe figa facessero, ma non la faranno, perché vuol dire che avrebbe ragione la tua idea sulla forma alternativa e tutto quanto. È il rendere canon la statua che c'è Sì. La nella. statua, esatto. Ma Sì. non possono renderla canon perché non l'hanno resa canon per anni. Figurati se la rendono canon solo adesso. Sarebbe un bel twist. In più, considera che esiste già il cuneo DNA, se proprio devono fondere i due Pokémon, quindi può anche crearsi la lore con Ultima. Sì. Però qua stiamo veramente parlando di Allora, speculazioni e Io spero immaginazioni. solo che ci sia appunto il DLC platino del tipo che puoi entrare nel mondo distorto.
E buona, mi hai complicato tutto quanto. Sincero. ma forse mischiano un po' di platino con diamante e perla, Che può essere. perché c'erano alcune cose che sembravano mischiate. Tra l'altro, riesci a mettere full screen o È non ancora perché appena devono inizia la iniziare? live. Per iniziare la live da loro riesco a mettere in full screen e tutto Sì. quanto. Però vabbè. Però Beh, si no, 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 vedrà alla vabbè, ci fine. sta, ci sta. Dai. E niente, dai. Ok, Poi, boh, vediamo. Arceus. Sì, no, non serve refreshare. Cioè, Vabbè, quando puoi parte, parte. controllare. E chi lo... Quella, il Dark. Il mio Burro scuro. disegnatore di Todd preferito. Sì, fighissimo, l'hai fatto col six pack. Col six pack. Cosa, devo Sì. aspettare altri 2 minuti? Ah, ma questa qua è nuova di YouTube. Sì, è nuova. Carina così. Nota bad, nota bad. Ok, quindi dobbiamo aspettarcela con questa schermata qua. Va bene, va bene. A meno che non ricordi Pokémon e l'hanno fatto apposta. Però boh, non si sa. No, non credo. Anche perché non è in live, è semplicemente un video registrato, quindi. Sì, esatto. Anzi, credo che Come gli Zigzag praticamente tutte. Sì, dimmi. siano i secondi. Infatti, vedi che qua saremo. Sì, gli zigzag sono i secondi, sono È 60. fighissimo. Così è carino, Non l'avevo sì. mai No, visto così lungo il premiere. L'avevo visto sempre 30, 60. il premiere io di 1 minuto e mezzo abbondante l'ho visto sempre. Ma non con questo design. Sì, vabbè, Sì. per quello. Usti. No, li hai schermati Oddio. tutti nuovi, eh? Sì, probabilmente sono tutti noi così. Ma posso dire che così. No. Prima mi piaceva, così no. Questo qua è un po' Sì, è la cracudo. Cioè, nuova il lato premiere. destro ancora. È la nuova Lato destro premiere. ancora ancora, quello sinistro. Quello sinistro non ti piace? Quello sinistro no, quello a destra dai, ma ancora ancora. No, no, io preferivo lo stile tipo OnePlus delle premiere di YouTube Beh. dell'altra volta. Era meglio prima. Era meglio Era prima. meglio quando non Era c'erano, i video meglio partivano quando. subito. Esatto. Fanculo le premiere. Va bene, speriamo. Va bene, dai. Durerà niente, 13, sicuramente, 12, sta roba, quindi. 11, 10. Ah! Usti, what? Usti! Stranissimo. Ah, che fastidio. Bravo, guarda JoJo. Part 4, perfetto. Il cicapù. L'attunfane. Ciao a tutti, sono questo qua di Pokémon Utsumiye Company. di Pokémon Company. Oggi condividerò con Sono voi gli ultimi Mia. aggiornamenti sui vari giochi. Wow! Che bello! Prima di tutto vi parlerò di alcune novità sul primo gioco di Pokémon strategico di lotta squadra Pokémon Unite! Unite. Dai che l'ho preso! Sì, Vabbè, non ci cazzo! voleva tanto, fra. Si Sì, lo so. Poi Caffè Mix, perché non ne parlano dopo? sente Boh. poco, adesso lo alzo, dai. In anticipation of the mobile version launch, pre-registration has begun today on the App Store and Google Play Io non Store penso che lo for giocherò Nintendo mai. Switch and mobile. Oh no. Volete che Google Play Store for giochiamo a Nintendo sto Switch and mobile device users and gioco play qua together magari on nel mobile Nintendo. nei Help as nostri many people as possible canali? will be able Sì, to dobbiamo fare enjoy il team. playing Sì, vabbè. live. Players will also receive special gifts in their game based on the number of people who pre-registered for the mobile version, thanks to a Non si special vede, campaign fuck. happening now. We hope you'll Si also sente ma non si register and vede, look adesso metto forward a to Aspetta, posto. provo a sistemare Sì, la si è fottuto come. scena. I know, I know. Players who are quick to jump in with the Nintendo Arriviamo, Switch version that has already been released can also receive Zeraora's Unite license as a launch bonus. The Unite license can also be used in the mobile version by linking accounts. And finally, I'd like to give you all a preview of some of the Pokémon that are slated to join in future updates. ok, farò Ok, vedere quindi i noi nuovi Pokémon per. aggiornamenti. Ok, qua si vede. Ok. Ah, Mulboswine! Mamoswine. Che sarà il tankone di turno. Sì, sicuro. Ancor più di Snorlax. Sylveon. Oh, Sylveon! O Ludicolo. Sylveon, Ok, Ludicolo c'era già. Sylveon. Boh, ok. Look forward to more from Pokémon Va bene. Unite in the future.
Lo accetto. Now, I'd like to share some news about a few of our other games. Ok, sentiamo un po'. Pokémon Café Mix. Yes. Italia! L'ho preso! L'ho preso! Oddio! Café Remix! Ah, ha giocato Mix Remix. Ah, ok. Sì. A me piace un botto come giochino. Comunque, sai qual è un gioco che non potrebbero mai fare sulla Switch? Quale? Pokémon Ranger. È il... come si chiama? Il secondo Candy Crush di Pokémon. Su telefono potrebbero fare... Ma fanno Pokémon Rumble di nuovo, magari? Rumble ci starebbe, ma Pokémon Ranger su telefono si potrebbe fare. Ma devono farmi Pokémon Ranger su Switch, vaffanculo. Ma su Switch come fai? Che magari la giochi docked. Cioè, su telefono ancora, ma su Switch la vedo un po' dura. Master X, beh, io ci ho giocato un po' a Café Mix. È carino Café Mix, vero? Non è male, è simpatico. Oh, N! Sì, è in Legend. Perché è vestito da... Master X. Per essere gratis è carino, infatti. Secondo anniversario. Perché è vestito da Pirla? Come la maggior parte dei personaggi in Master. Mai pagare sui giochi di Pokémon, sincero, mai. La Madonna! 10 ricerche, tutte gratis, buona. Ok. Oh. Va bene, devo riscaricarlo solo per l'event, ok, buono. Figo. Cioè, non ci ho mai giocato, quindi non lo farò, però... Sì, magari mi recluto lui, così sono già a posto. Posso tornare a casa. Vabbè, l'hanno fatto diventare una sbando, Altre due unità in arrivo prossimamente, quindi non te lo dico. Hanno partito da sì, saranno... Vabbè, di nuovo Giovanni, vabbè. No, sai chi è che potrebbero essere le due unità? Potrebbero essere la tipa quella dei draghi dell'evento Delta di... Di Zaffiro e Rubino Omega. Ah sì, ho capito. Quella che ci hanno fatto l'anime da poco. Quella che c'ha la sigla figa. C'ha la song figa in lotto. 3000 gemme. Giovanni. Giovanni. Ok. Wow. Pokémon Go. Pokémon Go. Oh, se mi fanno gli aggiornamenti solo dei giochi per telefono, porca. Arriva solo l'una. Perché sì, sono già vabbè, XY. Sono quelli di Galar, ah, esatto. Claro. No, no, guarda che hanno già fatto solo il loro. Adesso ci sono già tutti. Sì, sì. Vabbè, lì. C'è già solo il loro. Ah, no, oppure è solo... No, no, secondo me sono quelli... No, non sono tutti, secondo me. Sono solo questi, dici? Sì, ci sono gli speciali, secondo me. Oh, Pokémon. Oh, Hoopa. No, ha fatto gli ultravarchi. Questa qua è una bomba di loro, fare gli ultravarchi non con è, i non è, cose non di Hoopa. Sono, non sono ultravarchi, sono... Hoopa fa i viaggi temporali. Sì, lo so. Viaggi lo so, spaziali. Però potrebbero... Hanno lo stesso design degli ultravarchi. Ok. Oh, ok. Eccole qua. Teniamo qua. Calmi, teniamo calmi. Dai. Stiamo calmi. Un certo Artwig e Piplup. Non sono tratte dal gioco. Perfetto. Bellissimo Tartwig. Prendo lui, palese. Io non lo so. Perché il mio primo in assoluto è la Madonna. Il mio primo in assoluto è stato Chimchar. Vabbè, per Infernape. Primissimo Pokémon che abbiamo mai preso. Ok, dai, tiraci fuori le bombe. Non lo so. Oh, hanno cambiato il font? Sì, grazie a Dio. Magari, eh? Sì. Sì, mi sembra che abbiano cambiato. Sì, non ho cambiato. Ok. Sì. Ok, ok. Bella lì. Oh, mi piace. Ok, di base è la stessa roba. Va bene. Forse c'è qualcosa di più a livello di luce e ombre. Mi sa che hanno cambiato i fiori. I fiori li hanno cambiati. Ok, hanno cambiato il font. Quello sì. Sono canalicoli. Aspetta, però ma non, non erano così tanto dettagliati prima. Aspetta. Oh. No, 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 è la stessa è cosa. Migliorati. È migliorato. Ah, un po' le ha migliorate, no, ok. Ecco, vedi che sembra legnosi le gambe, non lo so. Però quello là non...
Perché i Pokémon sono fatti bene mentre noi dobbiamo essere enormi? Ok, oh no, è terribile. Ti possono seguire i Pokémon? I Pokémon ti possono seguire. Ottimo. E poi cazzo, vedi che gli sprite in lotta sono fighi. Capo palestra. In lotta gli sprite sono fighi. Beh, non è vero, palestra. Fanno schifo. No, in lotta sono fighi. Dei bolli, oh no, i bolli. I bolli per la Pokéball. Roba che si faceva già. Sarà contatto, va bene, come in poco. Angolo okay. Del look. Il look ha poi cambiato. Oh, puoi cambiarti i vestiti, bello. Oh, figo, carino così, dai. Bello. Gare show, vabbè. Oh, come... sì, le hanno confermate. Sì, cazzo. A me fanno schifo. Fammi vedere com'è che le fanno. Sì, sì, sì. Sì, a me non sì è cazzo. Oh mio Dio, sì, cazzo, l'esploro kit. No, è terribile. Vabbè. L'esploro kit che giochi. Sì, è uguale. Ok. Oh la madonna. Ma è vero, ma quindi adesso. Oh no, hanno aggiunto la roba di. Ok. Hanno aggiunto tipo la dinamica di Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee che vedi. Team Galass, ok. Ok. Perfetto. Che nuova forma. Ma che nuova forma. È Tamarro però. Aspetta. Niente. Bello Dialga, vero. Oh, caratteristiche principali. Buona, vediamo un po'. Vediamo un po'. Pokémon Diamond and Pokémon Pearl have been reborn into Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. Okay. This adventure takes place in the Sinnoh region. Okay. A land rich in nature with towering Mount Coronet at its heart. Oddio, però adesso quindi as vuol dire che dovrò utilizzare le MT per andare in giro. And making new friends as you strive to complete your Pokédex. Along with your partner Pokémon, you'll overcome the gym leaders of each area and aim to become the champion. Sì, vabbè, le host sono stupende di sto gioco, ma lo sono sempre state. Through the generations and unravel the truth behind their mysteries. Personaggi che incontreremo nell'avventura, dai. This is Professor Rowan, who entrusts you with a Pokémon. He's a famous professor researching Pokemon evolution. This is your childhood friend and rival. He hones his skills as a Pokemon trainer lì. To your friendly rivalry. Rourke is one of the gym leaders you'll take on during your journey. He Pedro. Uses rock-type Pokemon. Everywhere you look, Team Galassia is up to something. There appears to be some sort of lofty goal behind all their audacious activity. Cynthia, oh yes! About Pokemon. Oh yes! Nailed it! That's good. That's good stuff.
Ma guarda, non so che dirti, Andre. Absolutely. Boh, Ricky è entusiasta del festival. Io sincero, bah. You can participate in a number of activities, such as digging up fossils or creating your own secret base and decorating it with Pokemon statues. Che c'era già negli alberi, se non ricordo male. No, non esistevano, infatti. Apparently, the Pokemon that appear in the Pokemon hideaways will change depending on which statues you have placed in your secret base. It seems that some of the Pokemon quello era in terza della base segreta. Ah, figa. So be sure to fully explore the grand underground spread out beneath the surface of Sinnoh. You can use the stickers you collect. I Decora Ball c'era già in Diamante e Perla, mai usato. Such as confetti or fireworks. Wow. By collecting stickers at la base segreta c'era, ma aveva detto che era nelle grotte. In terza invece c'erano proprio negi alberi. Nemmeno io, infatti. Vediamo se lagherà ancora leggenda. Cioè, speriamo di no. Speriamo di no, ragazzi. Speriamo di no. On your adventure. In super contest shows, ecco, questo può essere Phil, ma sincero, bah. Sì, per forza. Se non lo fanno, non è fedele. Non è fedele, non hanno fatto bene il remake. In the Union Room, this release allows you to use not only local communication. Immagino l'atto che si veste su prima. Lo faccio già in Scudo e Spada. Quindi. Ecco, guarda come sono fatti bene i Pokémon. E il problema viene poi. Cos'è? Dai, vabbè. Krogunk. Ok. D'accordo. Sì, tanto sai già che tutti ti prenderanno, ma poi aspetteranno gli sconti. Palese. Allora, stavo guardando, mi si è spento da solo il computer, sai, avevo il problema che quando si surriscalda... Sì, sì. Però, cioè, promette bene, dai, rispetto ai trailer vecchi sono contento. Sì, vabbè, c'è qualcosa di più, sincero. No, ma sono contento, poi dopo se... Edizione speciale di Nintendo Switch Lite, vediamo un po'. Carina! Bellissima, nera pulita, bellissima. Clean. It got drip, it got drip. Lo fanno cibi, non si pone il problema. Tamar, comunque. No, è cafone, cafone. Cafona, cafona. Sì, esatto, il problema sono le persone. Cioè, i Pokémon sono fatti benissimo, le lotte sono fatte bene, ma i personaggi nel logo... Io le lotte ancora non riesco tanto ad apprezzare, però... Oh, leggende, calmi. Vai, vai. Game Freak, sì cazzo. Sì, da qui. Round. Oshawott. Che cafone, Oshawott. Prenderò Sindaco. Tu? Sì. Io non lo so. Allora. Perché tranne Sindaco, in realtà li ho già presi tutti. Però allora. Non mi ha mai fatto impazzire. Sembra più fluido. Sembra più fluido. Mi potrei sbagliare, clicchi tutto. Clicchi tutto. Tutto. Madonna. Ok. Ok, ha lo stesso. Allora, ha lo stesso motore grafico dei Pokémon di Diamante e Perla Splendente. 100%. Quanto è possente sto bastardo che mi ha lasciato un PS nella Nuzlocke. Ma non aveva la barba quel Pokémon lì? Sì. Sì. Standir non ha la barba. Standir. I personaggi mi piacciono. No, i personaggi sono fighi. Però non mi piace la qualità. È strafiga o non ti piace la qualità? Lo dico anch'io perché ha lo stesso motore grafico di Pokémon Diamante e Perla. Sto qua. Ci sono delle cose. Oh, le catture. Quelle analizziamo.
Ah, tu. Ah, ok, e lanci. Cos'è quel robo? Che cazzo è? Ah, ecco, ecco perché sembrava strano. Qui ci sono delle versioni alternative. Che cazzo è? Cioè, sono delle versioni antiche dei Pokémon. Ma che figata. C'è Growlithe che ricorda, sai, quei cani cinesi. Ma che cazzo è sta roba? Oh, 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 oh. Che figata. Oh, oh. Che è sto Stone Age? No, ma quelli... No, aspetta, ma quelli ci sarà tipo Samurott Ninja. Starà... Che cazzo cos'è? È Bravery? È Bravery. Ma che cazzo che è? Cazzo? Ma questo qua è Basculin? È Basculin! Questo qua è Stuntler? Sì, vedi che c'ha la barba, non ce l'ha mai avuta sì, sta sì, roba. Non ce l'aveva. No, non l'ha mai avuta. Queste qua sono forme antiche, probabilmente. Le chiameranno forme antiche, probabilmente. Ma che figata! E quindi ci sarà anche un... Ma what? Non lo so. Calmi. Ragazzi... Beh, Bidoof è rimasto lo stesso. Okay, ok. Dio di Arceus. Non mi devono toccare Bidoof. Ursaring incazzato? No, okay. Ma ci sono Pokémon incazzati. Oddio, ma che figata! Ok, ci sta. Sono tipo delle boss battle. Oh no, c'hai la vita in sto gioco. Te. Che cazzo è? Che cazzo è? Che ma cazzo ti picchiano? È? Ti picchiano? Oh no, no, no. Oh. Che puoi morire in sto gioco? Cos'è diventato Nihoh? Tecnica potente cos'è? Tecnica rapida. Ah, sulle mosse. Sulle mosse probabilmente speciali, può essere. Ma è stranissimo. Mega Ball così, strano. Ok, carino però. Growlithe ci sta un tot. Anche Bravery così. Bravery è caponissimo. Basco. Ecco, il fatto è che non hanno scelto solo dei Pokémon di Sinnoh. Hanno scelto anche dei Pokémon che non erano di Sinnoh. Unima e compagnia bella. Perché? Oh. Beh, sarà... Attenzione. La prima volta che in un gioco di Pokémon prenderò... Carino. Lucinda. Prendi Lucinda? Mm-hmm. Questa qua è la copertina. Questa qua è la cover. E ok. Figo. Però, no, no, però dicono provvisoria. È provvisoria? Dicono provvisoria. Okay. C'è scritto. Dopo lo controlliamo. That was the latest trailer for Pokémon Legends Arceus. Madonna. Quelli dobbiamo analizzare Let's bene. Take a closer look at some of the elements. Intanto te lo fanno vedere. Fa lui, grazie. No, l'ha fatto anche prima con Diamante. Sì, no, ho visto. Pokémon Legends Arceus is a brand new title that opens new doors for the Pokémon series. Chi attacca i Pokémon? Ma che è sta caponata? Your adventure takes place in a region known as Hisui. Hisui. Long ago era when it was rare for people to live in harmony. Non è il nome vecchio di Sinnoh. Monte Corona è lo stesso. E allora sì, è la stessa regione. Ah, dici che è tipo la logica periodo sì, Edo, tipo... periodo Tokyo. Okay. Eh sì, è tipo Milano che una volta si chiama Mediolanum. Sì, è vero. Credo che sia la stessa cosa. Sì. Vedi, il territorio che poi sarà denominato. Ok, sì. Villaggio Gibuli. È il Team Galassia, diciamo. Siamo noi il Team Galassia. It's home to the Galaxy Expedition Team, made up of people from various. Siamo noi il Team Galassia. With divisions such as the Medical Corps, the Security Corps, and the Survey Corps, which researches Pokémon. È un Team Galassia che non è cattivo. Sì, è un Team Galassia prima che si corrompesse. Ma ora il punto di domanda è chi è il cattivo in sto gioco? C'è un Arceus. Cattivo. Arceus è il cattivo. No, più che altro, sai cosa vuol dire? Cioè, dicendo questo, praticamente stai dicendo che il Team Galassia che poi è diventato cattivo è colui che ha fornito allo sviluppo e a Owen comunque tutte... Quindi Rowan potrebbe essere un cattivo. La madonna, che cazzo è? Questo qua è Rowan, infatti si chiama Sor Rowan. O probabilmente è Rowan venuto dal passato, che poi arriva nel futuro e ha la barba bianca. Ricorda Luca! Luca! Anziché Lucas, Luca. Allora Luca. L'altra sarà Lucina, anziché Lucinda. Your survey duties hold the key to unlocking the true purpose of your adventure. And in the course of your work, you'll visit various missioni, locations okay. Within the Hisui region. Ok, un po' tipo la Pokémon Snap che va in giro a scattare le foto ai Pokémon, dai. At these camps,
you'll be able to prepare for your survey work by buying items or ci sono le gicocche. Le bacche gicocche. In the Hisui region, you'll find that you'll sono fighe le ball però. Take too much damage from their attacks and you'll black out. Davvero? Che figata! Cioè ti menano questi stronzi. Ti menano. E vabbè. E mi tocca. Ok, vediamo un po'. Return to the village and report the results to whoever requested the job. Ok. Pokémon live all over the place. Get close to them and aim carefully, then throw a Pokeball to try to catch them. Sociopathico. You'll find that not all species of Pokemon react the same way when they spot you. For example, some Pokemon will immediately flee, so you'll want to hide in tall grass when you approach them. Aggressive Pokemon, come tutti i cattivi di Pokemon, sono tutti sociopatici comunque. There are a variety of tricks to catching them all. Ci sono diversi trucchi. Ok, nelle lotte di Pokemon. Vai, vai. Le lotte, le lotte. Ok, lanci il Pokémon. Ah, ok, come la... Okay. No, però questa volta puoi attaccare più volte. Fermo, 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 what? Puoi attaccare più volte. Wait. Due stili. Using a move in the strong style will increase the move's power, but the Pokémon's action speed will be lowered. Così ne hai di meno. Nell'agile hai più, nell'agile hai più mosse. Più attacchi. The strong style will come in handy when you see a chance to end a battle with one powerful move. While the agile style is great for situations where acting multiple times in a row will give your battle strategy a real boost. Magari ti fai un danza spada e poi dopo riattacchi e fai... Non ho capito se però nelle due mosse che hai, le mosse, cioè le mosse IPP effettivamente vengono contati. Caleranno, sì. Sì, ma come? Quello che devo capire. You can advance your research and fill in more information by doing things like catching Pokemon, seeing them use certain moves multiple times, and more. Ma che figa sta roba. Seek out and meet lots of different Pokemon to complete that Pokedex. Sì, saranno di meno probabilmente. Now we'd like to introduce some of the Pokemon eccoli. Living in the rich natural environments that are spread out across the Hisui region. Che di Pasqua. No, sono Pokemon diversi. Weirdeer evolves from a Stantler that has managed to live in the harsh natural environment. Ah, sì, è l'evoluzione di Stantler. It has strong ties. Che poi si è estinta, tipo. Quella là sarà l'evoluzione di Basculin. Può essere. Che è monostage. E Growla è... Scusa. Growlithe sarà una... Diventerà un Arcanine della Madonna o rimarrà così? Beh, Basculation. Questa è l'evoluzione di Basculin. Tamarrissimo. Scusa, ma non c'è il Basculin blu, allora? C'è solo un Basculin rosso? Boh. This Pokemon gains power from the souls possessing it, letting it swim on its own without tiring. Brevieri. Questo qua, quindi è l'evoluzione dei brevieri, è la terza, i brevieri, questo. No, no, queste qua sono delle forme regionali. Questo è Tamarumbo. E non c'è Rufflet, quindi, c'è solo brevieri a questo giro. Vabbè, no, ci sarà. E quello che mi chiedo, ci sarà Arcanine a Growlithe? Questo, sì. Questo è carino. Arcanine sarà tipo il cane... Sarà tipo un leone gigante. Sì, sarà bellissimo Arcanine. Com'è brutto? No, è carino sto Braviary, dai. A me non piace la cosa viola che ha di fronte, però boh, del resto ci sta. No, sto qua che ricorda il cane mitologico cinese, fighissimo. Mm-hmm. È tipo occhio. Sì. The Pokemon Arceus. La vera chiave di questa storia è Arceus. Sì, è il cattivo. Oh no. Veramente il cattivo. Oh no. Ah, per da soli, quindi non ci darei più nulla. Ok. Those were our latest updates on these. Ok, va bene. Ok. Pre-orders for Pokemon Legends Arceus. 28 gennaio 2022, 19 novembre 2021. Beh, io Arceus me lo prenderò per il compleanno, sicuro. Prendetevi tutti la Switch. Che sì, giochiamo tutti assieme, figa.
Piuttosto vi prendete la light che costa. Prendetevi la light, esatto. Che tanto, che cazzo ve la non ve la prenderete mai fissa. Prendetevi la light, così ve la portate anche in giro ed è piccolo. Dai. Sì, esatto, è proprio più comodo da portare in giro. E comunque, Dark, potresti fare una colletta con tuo fratello. Sì, infatti, ma ve ne prendete una in due, dai. Infatti. Tanto vi fate due profili diversi e la cosa cambia, dai. Sì, 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 esatto, ci sono più profili sulla stessa console. Those are all the latest updates we can share with you today. We hope you're looking forward to all the exciting Pokémon adventures to come. Thank you all for tuning in and watching. Oh no, Baffio, non si fa! Non si fa! Dark, no! Che brutto. Io avere giochi gratis, ma tu gratis. Devi giocare online, forse. No, no, sa, può giocare online. Non lo so. Dicono che buttiamo solamente soldi. Sono soldi vostri, quindi potete fare quello che volete. Come anche i nostri soldi li spendiamo per questa roba. Nulla Ash contro il campione Dormiglione. Sì, ti pare. Perché ci trattano così male Nardo? Non lo so io. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque. Allora. No, non esiste emulatore Switch. Non ancora. Non ancora. Basta lavorare e spendete come volete. Anche. Allora, no, io direi di tornare un attimo su... Allora, intanto, giusto per notare una cosa, questi qua hanno usato la forma alternativa di Weezing. Sì, sicuro. Per fare la campana, quindi... Ha! Sì, quell'ora non l'avevo visto, ma... Allora, una cosa, io tornerei un attimo a Diamante Perla. A Diamante Perla, addirittura? Sì. Ok, andiamo di tornare. E magari lo mettiamo a velocità per due e ci fermiamo. A velocità zero. Allora, vediamo dove che inizio. Qua. No, va bene là, ok, perfetto. Ok. Per due? Per due, vai. Non esiste l'emulatore. Si chiama Yuzu. Cerca... Ah! Poi c'è? Poi lo vedremo. Dopo cerchiamo. Allora. I Pokémon sono fatti bene. L'ambiente è fatto bene, i personaggi no. Le lotte sono fatte molto bene, secondo me. Secondo me no. Secondo me sì. Allora, però vedi che è legnoso, cioè non è, cioè è una camminata un po' legnosa, non so come dire. Sì, ma perché comunque deve seguire i movimenti del allora, una cosa che non so se hanno fatto, sai che in Pokémon lo schema di movimento era su giù destra e sinistra. Qui sì, dovrebbero okay. seguire l'analogico. Quindi esatto. devono essere anche diagonali. Sì. Però, cioè non sembrano diagonali. No, ma X e Y... Ah no, sì, sì, sono diagonali. Okay. Sì, sì. Ma X e Y, se vedi, era più fluido, non so come dirti. X e Y è uscito 9 anni fa, 8 anni con te. Sì. Boh, ecco, guarda questa cosa qua, non mi piace per niente. A me sì, perché ci sta. Boh, a me... Boh. Poi la varietà grafica che c'è, boh. Non so. È minimal proprio. I personaggi. Boh. Non lo so. In Overworld non mi piacciono. Poi vedi i coso, vedi. Fluttuò nell'aria. Ulala. Sì, no, è vero. No. Cristo fluttua. Un po' fluttua. Dio santo. Un po' fluttua. Questa roba qua c'era pure sull'originale. E mi fa io schifo. L'ho usato un bordello da A te sì, io mai. Come no? Io perché un sacco di ste stronzate. Io perché mediamente, sai quando è che finisco i giochi di Pokémon? Due giorni dopo che l'ho comprato. L'ho già finito. Capito, ma tu li leggi i dialoghi, no. Leggi la storia o no? Io sì, siccome... Faccio quella cosa chiamata guardare il... Allora, cioè, la customizzazione degli abiti sì, credo che sto... sia... No, ma secondo me è veramente poca roba. Roba che tu metti dentro e... Cioè, sì, perché il look è singolo. Sì, è il look. È solo il look vabbè, che cambia, non cambia il... roba. Sì, vabbè, però ci sta.
ci sta, cioè, non sono brutti. Allora vai, va bene, Bafio. Va bene, dai, ciao. Qui tanto stiamo da solo ad analizzare, quindi buona, dai. Hai guardato, hai guardato. Ciao, ciao. Ciao. Allora, io... ripeto, Platinum è stato il mio primo gioco di Pokémon. E... arrivederci. L'ho finito... Ho finito veramente 3-4 anni dopo. Citazione di JoJo che posso cogliere solo io, ma non può cogliere Ricky. Grazie. Vabbè. Sì, no, la colgo. Lo so, c'è il tipo nel bar che fa arrivederci. Lo so. Non c'è solo il tipo nel bar. Vabbè, comunque, sì, Golden Wing è ambientato in Italia, quindi lo so. Allora, le grotte nascoste così a cazzo di cane... No, non l'ho visto, JoJo. Allora, questa roba qua è buona, ha implementato un po' meglio l'Explore Kit, che ci sta. Io sì, non sono mai riuscito a usarlo, perché ero solo comunque. I Pokémon si potranno vedere stavolta. Sì. Sarà come Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. No, perché nell'Overworld non si vedono. No, vedi? Nell'Overworld si sono visti. Sì, ma non nell'erba alta. Nell'erba alta? Sì, se non ricordo male. No, erano... Vabbè, tanto ormai lo fanno vedere tutti. No. Allora io che cosa ho visto? Sono cieco. Erano... No, sai cos'è che erano? Erano gli uccelli di quando prendi gli starter. Erano gli starli di quando prendi lo starter. Allora, perché questa meccanica qua c'è solo quindi nelle grotte. Ma io secondo me credo di averla vista anche... Team Galassia, sto pezzo qua è figo, l'ho visto in live quando mi si è spento il computer. Questa roba qua mi ricorda un botto Pokémon, quello che sto giocando io della Wii, che è figo. Camilla. Tempo e spazio. Ora tutto si concluderà e tutto avrà inizio. E qui c'è... Arriva nuove forme! No, si stanno ricaricando semplicemente. E l'avevo detto. E l'avevo detto. Usciranno, non sto dicendo oggi. Prima dell'uscita non qualcosa escono. Uscirà. Non escono. Immaginate se mettono l'evento per catturare Arceus. Porca puttana. Innanzitutto mi devono mettere il mondo distorto e vaffanculo Arceus. Prima sì, il mondo distorto, poi puoi anche mettermi Arceus. Se non mi mettono il mondo distorto... Beh, in realtà il mondo distorto te lo potrebbero motivare come post-game, sai, tipo una missione di come Bellocchio. Post-game, esatto. Come un po' come... Sì, come anche con Bellocchio nelle ultra creature o in... com'è che si chiama? Omega Senso, e... Che c'era Bellocchio che ti dava le missioni. Sì, ma anche come in... come si chiama? Omega e Zaffiro Alpha che fanno la cattura di Rayquaza, che è post-game. Sì, però quella là era evento Delta, che era un po' diverso, però sì. Oppure si può scambiare Arceus da leggende Pokémon. Allora, qui funziona Pokémon Home, l'hanno detto prima, che qui funzionava Pokémon Home. Per tutti quanti funziona. Per tutti. No, non funziona con Arceus, giustamente, perché sono... No, l'ho fatto vedere prima. Ma più che altro no, sai cosa? Fermo. Qua nello sfondo fa vedere un po' di roba, fa vedere ad esempio i tre starter di Sino, i tre starter di Sino Antica, poi fa vedere Sylveon che hanno appena giunto a Unite, fanno vedere Scovet che lo stanno aggiungendo a Pokémon Go, fanno vedere... Secondo me qua nel background qualcosa nascosto c'è, tipo quell'aereo non me la racconta giusta. Quell'aereo? Cosa vuol dire quell'aereo? Scusa, è tutto quanto studiato, perché vedi là dietro che c'è Diamante Perla, sembra Arceus, un jet di Pikachu. Capito, però non è contestualizzato. Cioè, ti hanno pure fatto vedere Zacian e Zamazenta che vengono messi in Pokémon Go. This adventure takes place in the Sinnoh region, a land rich in nature with towering Mount Coronet at its heart. As the protagonist, you'll adventure across the region, catching wild Pokémon. Vedi che nell'erba alta non si vede. No, fermo, fammi vedere un attimo la borsa. Ok, stranissimo. Sì, vero? Ma non piace. Eccola. A me non piace. No, non è male. Ma scusa, torna un attimo indietro. Ma è che l'hai... Volevo vedere se erano in 8 bit o se erano... Cioè, se erano a pixel o se erano in HD le cose nella borsa. È 8 bit. Però... È 8 bit. È il design 8 bit quello vecchio. Bellissimo. Bah.
along with your partner Pokémon, you'll overcome the gym leaders of each area and aim to become the champ. Ecco, io a me non piace questa roba qua. Cioè cercano di riprendere gli schemi di colori del vecchio, vedi? Con questa. Mi piace. Non piace. Sì, sì, no. Boh. Beh, ti fa vedere il tipo. Sì, sì, no, no, ok, per quello ho capito, no, ma è proprio come l'hanno selezionato il... A me non dispiace. Bah. The champion. You'll also encounter traces of the Sinnoh region's myths, passed down through the generations, and unravel the truth behind their mysteries. This is Professor Rowan, who entrusts you with a... Le host sono favolose, ho sentito prima. Le hanno fatte davvero bene. Ma questi sono gli uccelli che appaiono. Pedro! Pedro l'ha fatto bene. Ma anche qua il Team Galaxy l'ha fatto davvero bene. Tranne nell'Overworld. Yeah, boy. Good job. Good job. Sì, no, tranne l'Overworld gli piace molto. Questa roba qua. In the Grand Underground, you can participate in a number of activities, such as digging up fossils or creating your own secret base and decorating it with Pokémon statues. Ecco, le secret base, fermo un attimo. Le secret base, credo... No, c'erano le secret base, perché sì, c'erano in... Sì, no, c'erano così. C'erano Gen, però c'erano in... così. Però no, nella... qual era? Il punto della base segreta era il fatto che tu con i tuoi amici andavate nella stessa, nello stesso sotterraneo e dovevate trovare la vicenda, il primo che la trovava. Sì, sì, esatto. Sì, quindi no, ok, sì, sì. No, no, esisteva. No, è quello che, quello che volevo capire era nella base segreta... Se era con lo stesso concetto della terza gen, perché io non ho mai usato l'esploro kit su Diamante e Perla, quindi... manco io sono mai riuscito a usarlo. Lo impareremo con 17 anni di ritardo. Ok, e qui si vedono i Pokémon. Va bene, figo. Ma i Pokémon fluttuano. vabbè, lasciali fare. You can use the stickers you collect on your adventure to customize the effects that appear in Pokemon's battles, such as confetti or fireworks. By collecting stickers at various locations along your journey and decorating with them, you can make your Pokemon battles even more fun. Scusami un attimo, no, torna indietro. Fammi vedere il... Fermo. Quella là è la sala giochi, se non sbaglio. Di Rupepoli. Quale? Quella a destra o a sinistra? In teoria questa qua dove stai entrando doveva essere... Non la è sala la sala giochi, è la roba delle... No, dovrebbe essere sopra, se non ricordo male. Sopra dove... Non mi ricordo che c'era una sala giochi, mi sa che... Sì, vabbè, sì, quello sì. Questo qua non è la sala giochi, questo qua è il nuovo, nuovo negozio di vestiti. E che negozio hanno sostituito? Credo che non abbiano sostituito un negozio quanto proprio hanno sostituito una casa, che è una cosa molto più probabile. Anche perché abbiamo visto che il centro Pokémon e il Pokémon Market sono di nuovo divisi, come la volta. Esatto. You can walk around with any of the Pokémon that appear in these games. Enjoy your journey through Sinnoh together with your partner Pokémon. Ah, il coso che ti seguono i Pokémon, boh, che ci sta, figo. We hope you look forward to starting an exciting adventure with new gameplay features in the Sinnoh region. Boh, io sono contento che abbiamo messo il Pokémon le gare di bellezza Pokémon, perché credevo le togliessero. Boh. Per i minigiochi in sé, perché erano tutti quanti scegli la mossa sul display di sotto, guarda quello che succede di sopra, e era difficile farlo su uno schermo solo, quindi sono contento che lo stiamo facendo. Bella. E questo qua è quella, è anche là sopra. No, questa qua è il Nintendo DS con la stessa schermata. È il Nintendo DS? Sì, sì, è il Nintendo DS con la stessa Non lo vedo perché grafica. Io sono un po' sgranato io. Allora, se riesco ad aumentare però... Ok, 1080. Vediamo se riesco... Tanto non siamo più in live. Cioè, sì, nel senso siamo... Sì, sì. No, stavo cercando di capire... Cioè, non si riesce a notare comunque. Però questo qua è il Nintendo DS. No, sì, non ci sono i Joy-Con. No, ok. Poi guarda con che grafichetta me lo stanno a dire, tipo di tutta fighetta, edition di Alga e Palkia. Ok, Arceus, con molta calma.
domanda, ci sei tra? Sin da qui da Tamarro. È carino, è Tamarro. Rowlet è un gufo. Oshawott... sembra no, uno, che, no, ci... sembra che, uno mi... che ci abbia no, provato no, no, no. tanto, ma non ce l'ha fatta. No, il punto qual è? Il punto qual è? Il punto è che adesso, vedendo che esistono delle forme alternative, effettivamente, visto che è un mondo mezzo survival, potrebbero esserci tipo effettivamente samurai, Desidui, che è un cazzo di arciere del periodo Edo, o non so, un assassino mascherato. Non so, invece, se invece te, Andre, ti che... becchi i nostri, la nostra ora di analisi di Pokémon, che direbbe le stesse cose, esatto, uguali, identiche, in tre, peggio, in, solo però... peggio e in tre secondi, incredibile. Sì, esatto, perché la fanno, cioè controllano ogni frame, la... se ci avessimo il tempo lo faremmo pure, però no, non mi sembra che... No, io non ci avrei nemmeno non in queste voglia. Condizioni almeno. Nemmeno. Non ci avrei proprio voglia di farlo. Io prova lo farei di... pure. No? Pissi. No, vabbè, mettiamo in 7MD che continua a laggare per non so quale motivo sta roba. Ok, allora, mi piace molto il villaggio e l'ambient, figo. Un po', ecco, una cosa che vorrei dire. Scusatemi, sono schizzinoso, ma... Vai. Non sembra sminchiata la luce qua. Non sembra molto sminchiata la luce qua. Un pochino, sì, effettivamente. Sembrano diventati praticamente... allora, non si, se non si riesce a capire... Dai che esce gennaio, dai che hanno tempo per sistemare. Vabbè, gliela diamo buona allora. Ombre! Oh, la madonna, che sera? Non l'ho notato sta roba, aspetta. Guarda l'effetto particellare della camminata di Cincero. Non l'avevo notato sta qua. Che fa le femmelle, non l'avevi visto? Mai visto. Cioè, non l'avevo notato. Notavo tutto il resto. Minchia, quanto fa brutto, però. Growl è fighissimo. Sì. Fa veramente brutto. Bravery. Basculagas. Basculagas si chiama. Boh, non lo so, ci avrà un nome del genere. Basculone. Basculone. Brevieri ci starebbe se non avesse quel robo viola in testa. Che brutto, Brevieri. Io sincero no, non lo trovo brutto. Ecco, i giochi di Pokémon, ecco, sai qual è il problema degli ultimi giochi di Pokémon? Scusate se... anzi, no, vado avanti. Il problema di fondo è che in sti giochi qua di Pokémon, quando aggiungono un Pokémon che è un'evoluzione, perché si sono già presentati, delle evoluzioni di Pokémon già in precedenza, hanno dei nomi impronunciabili. No, non è vero. Guarda che... L'evoluzione di Linone. Linun... che diventa... Non ecco, me lo ricordo, non te lo ricordi nemmeno. Perché hanno dei nomi, no, che sono talmente... No, 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 aspetta. No, perché non mi ricordo i nomi di Spada e Scudo, è diverso. Comunque è Obstagon. È Obstagon. Obstagon diventa. Non Obstagon. Non Obstagon. Obstagon. Però comunque sta di fatto che... Sì, sì. Che però il problema è che sono... o diventano lunghi o diventano storti. No, e non riesci a sono troppi Pokémon e non riesci a ricordartene quello. O punto, anche quello, ma se aggiungi delle forme alternative e devi cercare in qualche modo di ricollegarlo al Pokémon precedente, lo sminchi. Tipo quelli che hanno annunciato adesso hanno sminchiato Stunler e Basculin con Igloos o Vrigl, bestia a cazzo, non lo so. Vabbè, questo qua è l'albero di Link, palesemente. Sì. Dove c'è la Master Sword. Accarezza, accarezza. Ecco qua, dov'è che hai letto che è provvisorio? Qua.
Ma il page è provvisorio. No, non no, la no, no, la locandina è provvisorio. No, il page è provvisorio, non la copertina. Il page è sempre stato 7. No, e all'inizio era 3. È sempre stato 7 negli ultimi giochi di Pokémon. Negli ultimi sì, ma provvisoria è il page, perché finché non hai finito un gioco non possono confermartelo. Perché metti che all'ultima modifica del gioco ci metti uno che viene sgozzato. Allora, non scusami è che un attimo, ritorniamo. In realtà sì. No. In realtà sì. Vuoi prendere la copertina di Diamante e Perla? Sì, volevo vedere la locandina di Diamante e Perla se vi becchiamo provvisoria di nuovo. Sì, provvisoria sì. Di nuovo. Okay. Ma la copertina è quella. C'era scritto provvisoria. Perché Peggy provvisorio? Che cazzo di senso c'ha? Perché metti che, metti che l'ultima cosa che vuoi fare è veder morire male il professor Rowan, non va bene per i bambini. Sì che fa bene per i bambini. Cioè, indicativamente, durante lo sviluppo vedono e dicono, vabbè, per ora va bene così, poi dopo lo giocheremo bene o comunque vedremo cosa c'è e cosa non c'è, poi decidiamo. Però generalmente questo qua è. Ovvio che non ti diventerà un Peggy 18, però mai dire mai. Magari ci sarà il genocidio di massa di Arceus. Ecco, qui le luci sono sminchiate. Vabbè. Che è palesemente la madre di Citrus, però vabbè. Fanno vedere la riproduzione di un Kangaskhan. Madonna mia. Cazzo è quella roba lì? Cioè, io non capisco se è praticamente diventato il menu di Hitman degli assassini e quella roba lì è tipo un cotone che puoi immergere, tipo soluzione sonnifera da tipo bloccare i Pokémon. Che cazzo è quella roba lì? Ma puoi perdere i soldi? Puoi perdere i soldi in una partita, come nel gioco ufficiale, ma perdi i sensi e basta. Cioè, non lo so. Catturare c'è le due versioni, a parte che comunque le ambientazioni sono stupende, sono fantastiche come sono fatte così. Ok, ecco, scusami che sei arrivato qui, cioè... Sì, tra, tra. È arrivato gente in casa. Biduffo! Biduffo! Tu adesso devi pure scappare dalle mosse dei Pokémon. Eh sì. Che palla. Vedi che è tipo come gioco io a Genshin, che dico, ah guarda c'è qualcuno là, penso che girerò lontano e non lo attaccherò. Non voglio rompermi la palla. Ecco. Aspetta un attimo, scusa, ha cambiato il numero di PP? No. Non l'hanno cambiato. Non l'hanno cambiato. Puoi modificare, ma il PP non cambia a quanto pare. Qui l'unica cosa che cambia è l'ordine delle azioni. Okay. L'unica cosa che cambia qui è l'ordine delle azioni. Tecnica potente. Ma ora il punto di domanda è... È per forza obbligatorio che ci sia una roba del genere, quindi ogni volta devo beccarmi la... A ogni azione che compie, tecnica veloce e poi fa la mossa. O è una roba che. Non te lo so dire. No, no perché... immagino che per tipo tre turni. No, perché qui non lo vedo, ok. When you report the results of your survey work to the professor, information will be added to the Pokédex. You can advance your research and fill in more information by doing things like catching Pokémon, seeing them use certain moves multiple times, and more. Ecco, sta roba qua mi piace molto. Ma è perché adesso non è più... Ovviamente robe. Perché non esistendo il concetto esatto. Di tecnologia devi fare tutte le cose a mano, giustamente. Sì, sì. Now, we'd like to introduce some of the Pokémon living in the rich natural environments that are spread out across the Hisui region. Ora. Vrider. Rider. Vrider. Rider. Ah, Rhydeer, perché tu Rhydeer, cavalchi perché la renna. Lo cavalchi. È tipo Rhydeer, Rhydeer. Rhydeer. La renna la cavalchi, ok. Rhydeer. Dov'è il cazzo?
scelto dagli inglesi, perché è palesemente un... perché non so come... Beh, l'hanno fatto. Noi abbiamo tutti i nomi, sì, noi abbiamo, Dio, tutti, noi abbiamo tutti i nomi gli americani, inglesi, sì, eh? Inglesi, perché sennò ci beccavamo, esatto. Porca puttana. Uberenna. Ipotizzando che nella tecnica veloce la mossa faccia meno danni, che senso ha usarla se puoi usare la tecnica potente che fa più danni? Perché puoi attaccare più volte di seguito. Perché puoi attaccare più volte di seguito, quindi normalmente tu potrai fare sì un per due. No, potrai fare sicuramente un per due con la tecnica veloce perché attacchi più volte. Ma farai un 1.5 nel momento in cui farai quella mossa, probabilmente, a livello statistico. No, il punto qual è? Il punto è che con la lotta veloce, ad esempio, puoi tirarti un danza spada e boostarti. Sì, hitti un danza spada e poi attacchi con un'altra mossa. Esatto, quindi ti boosti e attacchi nello stesso turno. È più che nello stesso turno, in due turni separati. Sì, ma che però considerando che tu attacchi due volte di fila, è come dire nello stesso turno. Però fa meno danno, ma anche per questioni strategiche. Ti boosti, cioè, sì, ti boosti. Oppure ti boosti due volte nel giro rapido e ti butta giù. Anche quello. Bascu Legion. Beh, Basculigion. Perché tipo... Come si chiama quello piccolo? Basculin. Basculi, questo qua è Basculigion. È la legione dei Basculin. Basculigion. Cioè, tamarro. Mamma, sì, no, questo qua ricorda... Sai cos'è che ricorda? Ricorda le carpe... Sai quella... Sì, hanno cercato tutto di legarla a un... Non so, non dirlo, sì. Non so se è cinese. Una backstory orientale. Sì, una backstory orientale, perché non è completamente cinese. Esatto, non è completamente cinese, ma non è nemmeno giapponese. Esatto. Perché i cani sono palesemente cinesi. Questo qua è Bravery. Cosa c'ha di orientale? No, niente di orientale. Cosa di sbagliato il coso viola? Allora, mi ricordo un botto. Hai presente... L'ultimo Articuno che hanno fatto, quello che c'ha praticamente la vista, la Gurella Gun. Sì. Ecco, sostituiscilo però con tipo delle... come si chiamano? Sì, con le fiamme di Moltres. Ti hanno fatto sto mix qua. Poi boh. Sì, boh, un po' strano. Sarà un Pokémon di tipo fuoco. Poi boh, i capelli così ce l'aveva pure prima, quindi... Non lo so. Proprio quello è un punto di domanda, bisogna vedere. Pokémon with its great majestic wings is the Hisuian form of Bravery. It comes to Hisui in the winter and can imbue its screeches with psychic power to generate shockwaves. This Pokémon, which works with a partner, is the Hisuian form of Growlithe. It is a very wary Pokémon and appears to protect its territory. Hisuian Growlithe's soft fur is an excellent insulator, allowing it to stay active and lively even in this chilly land. The horn on its head is made of rock, but it breaks easily, so Hisuian Growlithe uses it only when it'll have the greatest effect. The Pokémon Arceus holds the key to this story, but what connection does it have? L'albero Tri-Tri. To your adventure. We hope you look forward to finding out on the day when you can finally meet the people and Pokemon of the Hisui region for yourself. Those were our latest updates on these new entries in the Pokemon series. Pre-orders for Pokemon Legends Arceus, Pokemon Brilliant Diamond, and Pokemon Shining Pearl will become available on Nintendo eShop after this broadcast. We also like to announce that support for these titles is planned to come to Pokemon Arceus. Vedi? Sì, sono compatibili. Come fai a rendere compatibile Arceus se nel franchise di Pokémon è un gioco completamente diverso? Potrebbe essere... Non so, sai tipo i vecchi giochi, tipo passarti i Pokémon da platino a bianco che li puoi solo mandare ma non li puoi ricevere? Secondo me sì, secondo me lo puoi... Sarà una roba del saranno genere. Compatibili, non sarà compatibile totalmente, perché non è possibile rendere compatibile... Nel toto leggende. Cioè cos'è? Riesci a mandarti, non lo so, Victini, ti porti le ultra creature con te? Mi sembrerebbe un po' strano. Vabbè, comunque ci saranno nuovi aggiornamenti in futuro. Sicuramente su Arceus, perché non sono previste lotte competitive su Diamante Lucente, Pokémon per lo Splendente o Leggenda Arceus. Ok, quindi non sono... E questo l'abbiamo capito, soprattutto perché non credo che sarà un gioco competitivo Leggende Pokémon Arceus. Beh, però la scena competitiva c'era su... Su Diamante Pearl. Alfa Rubin Omega. Sì, ma... Sì, no, perché mi ricordo che c'era... Ma c'erano delle meccaniche di... overusato. Sì, esatto, ma c'erano delle meccaniche di gioco nuove. Lì, in quel caso. Anche no, per le lotte. Perché... No, secondo me è perché non vogliono ancora ammazzare la Dynamax.
perché a parte c'è... quello, ma secondo me appunto perché in Diamante, Lucente e Perla Splendente si ritorna, si ritorna indietro. Anche in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non c'era competitivo, però c'era le mega. Non te le becchi le mega qua. Non, tu sei convinto, non te le becchi le mega qua. Non te le becchi, non ti becchi né forme alternative né ti becchi mega. Ti becchi un giochino remake. Non è deludente, è semplicemente quello che hanno fatto per dire toh, accontentati. Quello che faranno. Ne hanno fatte. Vabbè. Those are all the biggest updates we can share with you today. We hope you're looking forward to all the exciting Pokémon adventures to come. Vabbè. Thank you all for tuning in. Soprattutto perché Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee era il primo Pokémon di Switch effettivo. Quindi hanno cercato comunque di mantenere la logica di Sole e Luna e di Ipsi. Ma il problema qual era? Il problema qual era? Il problema è che in la scena competitiva di Let's Go Pikachu e Eevee non si è potuta fare per il motivo che c'erano solo i 151. Non c'erano tutti. Potevi usare solo i 151 di Kanto. You see that? Infatti. Che poi in realtà... Sì, è vero. No, mi ricordo il fatto che potevi interagire con Pokémon Go. Non so se questo l'abbia poi anche reso più... Ma perché all'epoca Pokémon Go aveva giusto la seconda generazione, ma non glieli potevi inviare quelli di seconda. Mm-hmm. Va bene. Boh, poi... Sì, va bene. Finita. Non lo so, dai. Comunque, sono contento dei trailer, non mi posso lamentare sicuramente, però no. Sono contento che abbiano aggiunto quelle piccole stronzate che poi nei giochi hanno rimosso col tempo, sai, tipo magari le gare Pokémon non ci sono più da bianco e nero, oppure... Non so cos'è che c'è, la decorazione del Pokéball, il Chatot che fa il deficiente. Forse quello non c'è più perché mi sa che non c'è il microfono sulla Switch. Non si sa. Non c'è il microfono sulla Switch. Boh. Sincero, però ce lo vedrai. Io avevo magari con tipo il DS, mi ricordo, sì, piccolo, c'era un ear rape ogni volta che entrava. Ma io senza nemmeno urlargli, cioè, perché il problema del microfono del Nintendo è che era fatto per soffiare dentro, per soffiare dentro e basta, non effettivamente per dire qualcosa. Quindi io quando dicevo qualcosa sentivi tutto distorto, era stupendo. Quindi io pensavo, io volevo fare Chatot. Poi avevo già la voce stridula da bambino. Quindi sentivi tipo una roba del genere che era terribile. Terribile, però, ma divertentissima quando dovevi fare la mossa. Perché te lo urlava proprio. Perché poi usavi tipo ruggito e diceva ruggito, diceva il suo verso. No, non era ruggito, era schiamazzo. Schiamazzo, ruggito, sì, beh. Schiamazzo. No, schiamazzo era la mossa per farlo fuori dalla lotta per registrare. Ma esatto. Anche con ruggito diceva il verso. Sì, perché alla fine Chatto diceva il verso e basta. Sì. Comunque no, cioè sono quelle cose che poi nei giochi hanno tolto. Perché hanno capito che non funzionava, però... Ma sono cagate che ti metto là che la gente apprezza. Io non ho mai visto nessuno che si è lamentato per Chatot. Dai, cioè, sono quelle robe in più che dici chi se ne frega, però sei contento. Nel competitivo Chatot l'hanno mai usato? Tipo non una so, squadra di Chatot ridere. Che diceva tipo qualcosa di diverso? Tutti quanti. Your mom. E alla fine di continuo. Le latte in doppio. Your mom. No, qual era il problema? Il problema è che usando due Chatot con due versi diversi lo dicevano assieme. Si sovrapponevano, esatto. No, infatti, secondo me tu potevi fare your mom e un altro Chatot, o altri due Chatot, anzi, cinque Chatot potevi mettere e un altro Chatot. E anzi, non un altro Chatot, un altro Pokémon diverso che tipo era là, quello messo in mezzo. Perché ci sono io nel mezzo? Tipo una roba del genere. Poi se ti morivano insieme, vabbè, alla fine veniva fuori patatrack, alla fine tutto il... Ti fai una squadra di 5 Chatot e uno Snorlax. Your mom is a fucking... E poi l'ultimo gli mandi lo Snorlax. No, your mom is... E poi gli metti Snorlax. Sono contro Pokémon.
E poi dici. Però vedi, sono robe che nessuno si è mai lamentato. Oppure la decorazione del Pokéball, che tu metti lo sticker e faccia tutti gli altri. Io dicevo è inutile, semplicemente che è inutile. Sì, vabbè, ma esatto, dici che è inutile, però, cioè, non è che ti lamenti. No. Per il fatto che ci sia. Mai mi lamenterò, direi. Infatti. Va bene. Comunque, conclusioni finali, te la dici? Conclusioni, abbiamo imparato che è meglio avere roba inutile che non avere roba... Che non avere roba scadente, come probabilmente ci aspetteremo. Da diamante, no, beh, comunque sono stati dei bei trailer quelli di oggi. Mi sono piaciuti più di quelli passati. Sì. Abbiamo visto un bel po' di roba. Mm-hmm. Bella lì. Si spera. Va bene. Diciamo che dai. Adesso ce ne andiamo. Proprio sinceramente. Va bene, dai. Allora, salutiamo tutti quanti. Vi ricordo comunque che siamo disponibili nei nostri social. Ci potete trovare su Instagram, Twitter, tutto ci potete trovare tutto. Direttamente punto esclamativo Discord e entra direttamente ci nel nostro canale. Ci potete trovare sui Discord. Social Instagram, Twitter, Ricky Lattu, aspetta cosa? Il canale il Ricky per il buon Ricky, il canale Lattu Pod per me e basta, potete andare in pace. Bella lì ci becchiamo alla prossima, magari. Ciao. Presto. Magari. Dai. Speriamo. Vai. Dai. Ciao.